Bentornati a Zoom In, buonasera al mio ospite, l'amico e collega Umberto Bracili, buonasera, giornalista della RAI. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera tutto Umberto. Tutto bene? Sì, tutto. Tu? Sì, tutto bene, tutto bene. Allora, lo dico al TG, sì. Una rubrica fortunatissima, nata 6 anni fa, per volontà di chi? Intanto per volontà di un'azienda stupenda che si chiama RAI Radio Televisione Italiana, perché dico sempre che la RAI ti permette di lavorare come vuoi lavorare, in onestà. In RAI succede che se tu hai una notizia e non l'hai confermata al 100%, la RAI ti dice dalla l'edizione dopo per evitare di rovinare qualcuno e tutto questo. Io 6 anni fa... Quella è una regola fondamentale per il giornalismo. Sì, infatti, 6 anni fa inizia questa rubrica che aveva come scopo quello di collegare la televisione ai telespettatori. L'allora caporedattore Mimmo Logozzo mi diede l'ok per fare tutto questo. Si partì con un numero di telefono che è rimasto sempre quello, 085 42 85 295, una mail che lo dico al TGR Abruzzo, @rai.it, e mi piace dire che c'è anche l'indirizzo postale, quello vecchio postale, e io ancora oggi... Quello casella postale? No, quello via di Amicis. Via 26, di Amicis. E io ancora oggi ricevo lettere scritte con la Olivetti 22. Bellissimo. Sì, bellissimo. E lo dico al TG, è diventato un libro, perché sono state talmente tante le storie che Umberto Bracili in questi anni ha raccolto che... Poi ha avuto l'esigenza, sentito il bisogno di metterle su carta. Sì, infatti io qui racconto 150-160 storie, veramente ne ho trattate tante. Poi ho avuto l'esigenza perché praticamente questo è diventato un po' uno spaccato sociologico. Cioè è partita prima la rubrica che non... il coraggio di dire che magari questa politica non ci soddisfa più, che le tasse sono troppe, che c'è gente che muore di fame. Io c'è un capitolo, sono tutti capitoli piccolini, dove racconto di una ragazza madre di un paese del Teramano che mi disse: ma forse ho sbagliato a non fare l'aborto, perché a scuola mio figlio, che va alle scuole elementari, viene chiamato morto di fame, miserabile. E tutto questo, magari oggi c'è pure questa pseudo TV verità che mette in onda queste cose, e non è sicuramente il mio target, però tutto questo io non io, loro l'hanno detto prima, tal punto che io dico nella prefazione che avevo pensato di mettere in copertina 150 firme, perché questo libro l'abbiamo scritto tutti insieme, è fondamentalmente... È scritto a 300 mani, sicuramente sì, è una bella soddisfazione. Comunque questo libro non parte dalla prima puntata, che fu inaugurata dal mitico amico nostro comune Antimo Amore, la prima che salutiamo, battezzato, sì, e sarà con me giovedì prossimo 19 dicembre alle ore 17 alla Sala San Carlo di Teramo per presentare questo libro. Partì un anno prima, perché io un anno prima, grazie ad un altro caporedattore che adesso è diventato segretario di redazione del TG2, Carlo Fontana, feci la proposta di girare l'Abruzzo con una telecamera e vedere tutte le opere incompiute, perché poi secondo me noi siamo oggi quello che siamo, poveri, perché dietro i nostri genitori, fra virgolette, non mio padre e tuo padre, ma i nostri politici, hanno speso tanto, e tante opere incompiute che rimangono là, che fatte per motivi vari, ma sicuramente non per essere così usufruite dalla cittadinanza. Mai come in questo caso, sì. È giusto il detto, le colpe dei padri ricadono sui figli. Sì, infatti io dico sempre in questa presentazione, che poi viene fatta attraverso i filmati, che noi siamo tutti figli illegittimi di questa crisi, perché l'abbiamo firmata magari con il nostro voto e col nostro stare zitti, però siamo figli illegittimi in questo senso. L'abbiamo firmata e adesso la paghiamo con il sangue. Noi stavamo, prima di entrare in trasmissione, avevamo fatto l'esempio dello scherzo. Lo scheletro di Sant'Egidio da Vibrata, abbattuto un mese fa, esatto. Io ne parlo nel libro, e poi ogni capitolo ha un titolo, un incipit che riassume la segnalazione fatta. Senti, la storia
più curiosa? Allora, ci stanno pure storie carine, simpatiche. Sì, infatti la più curiosa, poi vedremo le altre. La più curiosa io racconto di un signore che lesse sul giornale che una persona era andata sotto al treno. Questa persona non è stata mai identificata. Il comune di appartenenza, in questo caso Roseto, doveva per legge tumulare la salma dopo che la salma era stata in obitorio almeno un mese in attesa, e ovviamente mise questi resti mise in una cassa da morto e la mise dentro un fornetto senza grossi fronzoli, ovviamente. Questo signore da 15 anni ha messo lì il marmo, ha messo lì all'ignoto è come l'ignoto milite, no, e fa dire anche la messa ogni 15 settembre è incredibile. E mette anche i manifesti, è incredibile. E questo sono i pochi sorrisi che ci stanno dentro. Senti, perché... invece la storia più commovente La storia più commovente, stavo dicendo questa qui, però ce ne stanno veramente tante. Diciamo l'ultima in senso cronologico, perché poi io ho chiuso praticamente a giugno, poi ho scritto luglio, agosto e settembre, poi siamo andati a stampe, adesso è uscito fuori. L'ultima è proprio di Silvi, un signore molto bravo, Abram, dializzato, 3 dialisi alla settimana. E dopo le dialisi va a vendere calzette e calzettine. Tanta solidarietà da parte della gente, lui invalido al 100%, per un cavillo burocratico non prendeva la pensione. E, cosa più grave, la figlia, celebro resa, non prendeva l'accompagnamento per un fatto di burocrazia. Un bravissimo sindacalista di Atri mi diede le chiavi di lettura con delle leggi per fare il servizio. Dopodiché un altro tanto bravo direttore dell'INPS di Teramo vide questa roba e disse: perché no, si può fare. E Abram adesso prende la pensione. Purtroppo la figlia è morta ultimamente per insufficienza respiratoria, lo saluto. E invece la storia che ti ha divertito di più? Ci sta poco da divertirsi qua, perché sono tutte qua storie. Perché si ricorre all'aiuto del giornalista quando se ne ha bisogno. Sì, anche perché per esempio, vedi, per quanto riguarda Abram, mi ha scritto la Caritas di Silvi, Maria che saluto, cioè queste sono tutte segnalazioni che arrivano, e ne arrivano una quindicina a settimana. Io poi il martedì e mercoledì giro per la settimana dopo, la rubrica va bene, ma non perché la faccio io, la rubrica va bene perché questo è uno spazio che consiglio a tutti i mass media, cioè aprire veramente la gente. Perché tu prima hai nominato la pseudo TV Verità, sì. Questa invece è la TV Verità fatta dai cittadini, sì. Cioè è proprio spaccati di vita senza grossi fronzoli, tant'è vero che grazie alla sensibilità dell'attuale caporedattore Silvano Barone abbiamo confermato 3 minuti e mezzo, che sai che in un telegiornale sono tanti. Ma però, 3 minuti e mezzo alla Rai sono un'eternità, ecco, direi. Però da me va bene perché sono 3 casi, quindi alla fine sono 1 minuto e 10 a caso, e io spesso devo lasciare indietro per questioni di tempo casi che poi tocco la settimana dopo, perché poi tra l'altro c'è un solo appuntamento settimanale, perché ci stanno. Io ti posso già dire che devo decidere martedì prossimo dove girare, perché mi sono già arrivate delle segnalazioni, e poi io lunedì ovviamente decido, anche perché è anche faticoso, dalle Alpi alle Piramidi, dall'Aquila a Basto. Certo, questa poi... settimana abbiamo girato con Ermanno Prosperi, che vorrei citare perché oltre a essere un bravissimo compagno di avventura, esatto, oltre a essere un bravissimo telecino operatore è anche una persona sensibile, quindi qualche segnalazione è venuta anche da lui. Il posto più lontano in Abruzzo dove sei andato? Beh, il posto più lontano giù, o più sperduto? È più sperduto, sono andato a Monte Lapiano, che tu non sai manco dov'è. No, ecco. Nemmeno la provincia, immagino. Chieti, vicino al Molise, 53 abitanti residenti, 26 veri che dormono lì, è l'unico comune, penso, senza partita IVA, perché non c'è un'attività commerciale, c'è solo un centro commerciale, un centro di aggregazione che fa ovviamente 2-3 caffè al giorno, e il sindaco ovviamente dà dei soldi affinché questo... Una volta si diceva il paese, la chiesa e lo spaccio, sì, cioè, lì non c'è nemmeno... Però c'è una cosa... La chiesa c'è però. Però c'è una cosa bellissima, questo signore che ha questa attività, l'unica attività sociale,
più che commerciale, ha le casse della musica fuori e l'ha messa in modo tale che questa musica si irradia per tutto il paese, per cui è l'unico paese anche al mondo ad avere la filodiffusione gratis. Eh sì, gratuita, perché costa pochissimo. Sì, però questa cosa non c'è nel mio libro, perché ti ripeto, questo è un libro molto sofferto. Avete chiuso, sì. Sì, no, tra l'altro, molto sofferto, sì. Senti, invece arrivano più storie da questi posti un po' sperduti oppure dalla grande città? Ma guarda... città intendiamo Pescara. Sì, insomma. A parte che c'è poi, per esempio, adesso, la prossima settimana, mi occuperò di due casi scandalosi di alluvione, perché ci sono per esempio delle frane che stanno lì da 2 anni, adesso sono andate avanti, stava per succedere il morto in una frana, nessuno ha raccontato questa storia qui. E un'altra parte, praticamente c'è un buco enorme, largo, ma profondo sui 15 metri, che il giorno prima non c'era, e quindi il dissesto geologico, e magari questi giorni c'è questa cosa qui, però ci sono anche problemi relativi, per esempio adesso sto analizzando, perché ho anche la fortuna, diciamo, me lo dico da solo, la professionalità poi di non essere mai smentito per quello che dico, anche se attacco molto, e c'è una situazione molto strana nel Chietino di una persona che sta agli arresti domiciliari, ma che ha 4 figli e una moglie a carico, e che facciamo? Dobbiamo risolvere in qualche modo questo problema, perché è vero che lui ha sbagliato e deve pagare, però in qualche modo non deve pagare anche la famiglia, esatto. Insomma, non è giusto che paghi. Sono, ovviamente sono casi borderline, quindi casi difficili, ti ci vai a mettere di mezzo perché c'è il cuore di metterci, perché sennò uno dice, ma a me chi me lo fa fare? Ecco, una rubrica così fortunata, che poi ha dato vita anche a questo libro, è stata ripresa da qualche altra sede regionale della RAI? Dopo tutte. Però, adesso la fanno tutti. Sì, la fanno tutto, però lo fanno in modo diverso. Non lo fanno, diciamo, periodicamente. Il copyright è mio, anche se il direttore di allora l'ha esportato a tutti, non mi ha manco chiamato per dirmi oh, grazie che ti sei inventato questa cosa qui. Chi era il direttore? Angela Buttiglione. Angela Buttiglione. Vabbè, sì. Vabbè, però insomma... Sì. No, mi sarebbe piaciuto almeno un grazie, perché in effetti il format è buono. Poi se... ci si gioca anche un po' con, diciamo, la dialettica, perché non è un servizio di quelli classici e freddi, no? Dove io mi coinvolgo e arrivo quasi al baffa, poi mi fermo. Lo slogan potrebbe essere fatto dalla gente, sì, per la gente. Esatto, sì. E ti devo dire che 70-80% di casi li risolvo. Adesso ce ne ho 2 che purtroppo con gli enti pubblici, sai, di questi giorni non è che non si fanno intervistare, non rispondono proprio. Nel senso che io ho chiesto 2 quesiti a 2 ATER, sia di Pescara, perché ho raccontato della storia di una casa popolare abitata da ragazzi di 83-84 anni, senza ascensore. L'ascensore era previsto, ma non l'hanno mai messo, e questi qua praticamente sono murati in casa. E io ho chiesto all'ATER, ma l'ATER non risponde. Ti è capitato mai che qualcuno ti avesse raccontato una storia non vera, magari... Beh, qualche volta ci sono andato. Ci ha provato. No, qualche volta sono andato, magari pure a basso, e poi era una stupidaggine. Era una bufala. Era una bufala, quella famosa parolaccia che tutti noi usiamo, chiappi, parti e vai alla storia dopo. È successo poche volte, perché non mi faccio fregare. Per una puntata quanto tempo impieghi? Quanti giorni lavori? Beh, no, un paio di giorni ci vogliono, perché più che altro è la situazione geografica. Una volta che se vai all'Aquila cerchi di fare due servizi all'Aquila, però io per esempio questa settimana sono stato a Ortona, Teramo, Cellino Attanasio e Villa Magna. Insomma. Bel giro. Questo libro, hai detto, non ci guadagno nulla. No, io ho già guadagnato col lavoro che faccio. Quindi? Io sono una persona fortunatissima, perché faccio un lavoro bellissimo che mi permette di stare... Per noi è il lavoro più bello del mondo. Appunto, a contatto con le persone. Ergo, io ho fatto questo libro, ho già detto al mio editore, che ricerca e redazioni, Giacinto Damiani di Teramo, con sua moglie Barbara, sono 2 persone stupende, ho detto io... devolvo tutte le mie spettanze, e loro, che sono persone stupende, addirittura ci hanno messo anche una percentuale. E quindi noi presenteremo, adesso abbiamo fatto un numero 0 sabato scorso a Pineto, perché il nostro sponsor più grande è la più piccola associazione
che esiste penso in Abruzzo, sono tre persone, sono due ragazzi tetraplegici, un normodotato, che si occupano di consulenza gratuita ai disabili per gli ausili informatici, per i computer. Allora loro hanno un sogno, quello di acquistare un puntatore oculare, che è una cosa che costa dai 13 ai 20 mila euro, certo non ce la farà solo il libro, anzi approfitto per dire che sono aperte sottoscrizioni per questo. Perché loro vogliono comprare questo puntatore oculare? Perché ovviamente un genitore non si tira indietro, non compra la macchina, non mangia per 300 giorni, ma se il figlio ha la SLA o qualche malattia così, compra tutto. Però non c'è la possibilità di provarlo questo puntatore oculare. Quindi tu devi andare un po' a scatola chiusa. O meglio, nelle città lo puoi provare, però è difficile portare un ragazzo così. Allora loro stanno facendo questa raccolta, sono partiti con questa raccolta e noi gli diamo una mano, perché loro potrebbero, in caso di necessità, dare in comodato d'uso per un mese questo puntatore per vedere se va bene. Così poi se va bene si fa questa grossa spesa, se non va bene si trova qualche altro. Il ricavato va a questa associazione? Allora il ricavato va in questo modo, in libreria, praticamente adesso sta dappertutto, in tutto Abruzzo, va a questa Onlus che si chiama Bilbite. Poi nelle varie presentazioni chi presenta può scegliere di prendere in prima persona le mie spettanze. Quindi prendere la percentuale sul libro, sì. Oppure devolvere tutto a Bilbite. E ti dico, per esempio, io immagino che tutti sì, per esempio giovedì, però lavoriamo per un'altra causa bella, importante e grande, l'Emporio della Caritas a Teramo, sì. Non so se tu lo conosci, questo Don Igor, che ha fatto questo negozio dove non si paga, la solidarietà permette a chi sì. Non ha, e allora contribuiamo a quello. Il giorno dopo, il 20 dicembre alle ore 18 alla Casa del Volontariato dell'Aquila, invece si farà la raccolta per i ragazzi terribili di Bilbite. Senti, invece chiudiamo con l'ultima domanda. La tua grande passione, tu sei rosetano doc, il basket in questo libro non c'entra, non c'è stato mai nessuno che ti ha chiamato per guarda che c'è Invece mi ha chiamato, adesso ti voglio dire, a proposito del fatto della lettera 22 dell'Olivetti, invece mi ha scritto, la mitica lettera 22. Mi ha scritto una volta, e c'è nel libro, una scolaresca, perché praticamente, questo è estremamente, le cose simpatiche succedono a Roseto. Lungomare di Roseto, se ci farai caso la prossima volta che passi, le zebre, le strisce pedonali vanno a finire contro il prato. Sì, è vero. E quindi i ragazzi dicevano, ma come, a noi ci insegnate che non bisogna calpestare le aiuole e poi mettete le cose lì, e questa è stata un'altra cosa simpatica che uscì. Cioè stanno 5-6 di cose simpatiche, il resto purtroppo no. Storie vissute anche molto tristi. Lo dico al TG di Umberto Bracili, la fortunata trasmissione che va all'interno del TG3 Abruzzo. In che giorno? Il martedì. Alle 7:30 e alle 14. E alle 14, nelle due edizioni del TG regionale, è diventato un libro, lo dico al TG, e il ricavato del libro andrà tutto in beneficenza. Grazie. Volevo ad dire, Umberto Bracili. E sì. Grazie a TV6, tenete duro, voi siete una testata importante, il momento non è dei migliori anche per voi, tenete duro. È difficile per tutti, è difficile, ma noi andremo avanti. Sì, e grazie anche per questo spazio, per la solidarietà. Ma grazie a voi. Figurati, grazie. Buonasera. Grazie ad Umberto Bracili, grazie a voi che ci avete scelto e seguito. Buonasera.